l'ultima mattina giapponese. Ci è rimasto in due. Siamo gli unici sopravvissuti a quanto pare. Persi tutti. E adesso ci lanceremo in un'impresa titanica che porta il nome di Hideaki Anno, ok? Non si capirà nulla, ma tanto non si sarebbe capito neanche in italiano. Va bene, poi magari riusciamo a recuperare gli altri se saranno ancora vivi nel pomeriggio. Forse. Forse. Ciao! Purtroppo siamo sconsolati, abbiamo appena verificato da internet che tutti i posti per Shin Godzilla sono già andati. Noi non sappiamo più cosa fare, si vede non era destino che noi lo vedessimo su un IMAX in 4D in un cinema di Tokyo. Mi spiace Godzilla, io ci tengo a te. Non so che vederlo con la Nexo Digital. Siamo tornati a Kabukicho di giorno. Come potete vedere la situazione è un po' diversa dalla notte, vero Barabba? È molto più spento. Vabbè. Perché non ci sono tutte le luci della notte. Però è comunque interessante, pieno di insegne. Quello che uno si aspetta un po' da Tokyo, diciamo. Alla grande. Dall'ombelico del mondo? No. O è il centro del mondo? Per me è il centro del mondo. Mentre girando per Kabukicho ci hanno offerto dei servizi molto particolari, anche di giorno. Quindi non meravigliatevi di questo, è un quartiere fatto così. Noi stiamo per entrare nel cinema dove c'è il mega Godzilla là che ci sta guardando. Che bello che è! Sì, fra l'altro c'è anche, bisogna ricordarlo, il coso, come si chiama? L'hotel collegato, l'hotel Godzilla, che è quello lì. Quello che state vedendo sono gli orari del cinema, questo è Godzilla, tutto prenotato fino a stasera in 4D e qui ci sono i vari spettacoli di oggi che però non riusciamo a vedere perché volevamo vedere questo qua delle 10.10 ma non ce l'abbiamo fatta, quindi ciccia perché volevamo vedere questi qua ma vabbè. E ora vi vedete la faccia sconsolata di mia. Ci sono anche tutti i gadget, vedete, qua i cinema sono avanti ragazzi, ci sono ben 12 sale là imbucate. Così vicini ma così lontani. E intanto Daniele si è preso lo screenplay di tutto il film, almeno quello. Dovendo forzatamente rinunciare al film e ce lo leghiamo al dito, siamo andati invece a Takeshita Dori, una delle vie più in di Tokyo, dove ci sono dei negozi che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi solo per attività pubblicitarie, diciamo. Qui siamo dentro a Omotesando Hills, quello che vedete è una panoramica, è un centro commerciale diciamo per ricconi, c'è Valentino, c'è Jimmy Choo, c'è Dior, c'è tantissima roba, fra l'altro è mezzo vuoto adesso che è sabato mattina e non è neanche mezzogiorno, cosa ne pensi? Fantastico, facciamo acquisti Ted? No. Ah. Visto che io e il Barabba non siamo riusciti ad andare a vedere Godzilla, abbiamo deciso di fare un mega cambio di rotta e andare a mangiarci una pizza napoletana cotta qui in diretta a Tokyo da uno che a quanto pare sembra aver vinto molti premi in patria nostra. Tra l'altro io ci ho già mangiato quindi so che è molto buona. Daniele che osserva il menù, scritto in italiano. Ecco,
finalmente è arrivata la pizza e questo è come si presenta. L'odore è favoloso e Daniele è esaltato in questa sua cosa. Noi sì, mangiamo la pizza in Giappone, ma una pizza così però. Siamo di nuovo per le vie di Omotesando. Non vi voglio dare indicazioni più dettagliate dove trovare questa pizzeria, se no me la ritrovo piena di italiani, turisti, infatti, che è meglio che stiano lontano. Infatti sì. E quindi però è veramente fantastico. È cioè, un ragazzi, piccolo tesoro nazionale del Giappone. Tenetevela stretta giapponesi perché è davvero una buona pizza. E fra l'altro caffè fatto benissimo. Grazie a Dio. E limoncello offertoci perché siamo italiani e quindi l'italianità si vede all'estero. E vai! Io e Daniele stiamo entrando nel parco di Harajuku, c'è un tempio in mezzo, e nella speranza di trovare anche gli altri. Vedremo se riusciamo a trovarli, purtroppo a noi ci è saltato il cinema, pensavo che non cambiassero gli orari, invece li cambiano di giorno in giorno gli orari di programmazione, quindi è una cosa un po' così, vabbè. E noi siamo entrati nel parco, è caldo, è già 1:30 e noi ce ne siamo qua al fresco alla grande. Al Meiji Shrine abbiamo recuperato gli altri ragazzi e Stefano è ancora assente, ma ci raggiungerà in ostello, speriamo. Forse. E questo è il Meiji Shrine, siamo appena entrati dentro al parco di Harajuku. Ci sono tante belle cosine, adesso ce lo visitiamo. E poi oramai il pomeriggio è già bello che inoltrato per noi che siamo già stanchi. No, ma ancora reggeremo perché è lui. Siamo dentro al Tempio Meiji, c'è la porta d'ingresso che è in restauro, infatti ci hanno fatto passare da un'altra parte. E dietro qui c'è il Tempio. Ovviamente non è come quelli di Kyoto, ma comunque è molto bello in mezzo al parco di Harajuku da passare. Ecco gli altri che si danno la fotografia. Stiamo lasciando il parco di Harajuku. Questa zona dove stiamo camminando, di solito il sabato mi sembra o la domenica, è piena di cosplayer. E perché oggi no? È venerdì. Porco, e quindi via, niente. No! Sì, purtroppo rimaniamo qui fino a domani. Esagerato. Adesso ci ridividiamo ulteriormente, che io e Daniele ci andiamo a riposare mentre loro fanno il giro che abbiamo fatto noi stamattina. Chissà se Stefano riuscirà. Ma a Stefano, dai, lo troveremo in ostello, dai. Siamo fiduciosi. Ci siamo. Ebbene, siamo appena usciti dal Book Off qua di Ueno. Come potete vedere, addirittura su due piani il Book Off. Uno a piano terra, l'altro interrato. Ma che cos'è? Ah, i fumetti! Che fumetti abbiamo preso, Daniele? Allora, io in realtà sto trafugando opere d'arte giapponesi tipo Ajin. Ajin? Io non lo conoscevo questo. E poi neanche io in realtà, sono tutti ordini dall'Italia. È il top del top, signori. Questo invece lo conosco, ho già la mia copia personale, questa è una copia per amici. One Punch Man, numero uno. Posso solo dire una cosa? Ok. Grande. Questo campo rom che potete vedere. Vedete? Qua. No, ci stiamo preparando. Intanto abbiamo trovato Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. È andato al mini stop a cercare di ricaricare la Coca Card. Perché non si può ricaricare. Io intanto. No. Però è arrivato Stefano. Io intanto ho preso dell'acqua aromatizzata la pesca. Per bello. Provarla, tanto vai, si prova. Ti già po' tutto adesso, la parte finale. Acqua aromatizzata la pesca, vai, poi ci fai sapere com'è. Bene, ci vedete con i nostri bagagli e annessi alla mano, qualcuno ci sta precedendo. Siamo diretti verso la stazione di Ueno, poi treno, monorotaia! 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 E via, fino ad Haneda Airport, dove ci aspetterà un po' di ore, quasi 3 o 4 d'attesa prima della partenza, e poi via verso l'Italia. Cosa mi manca dell'Italia, Ceci? Ma allora, uno, Netflix abbiamo detto, e due, la frutta, la frutta! Ma Netflix è meglio qua, molta più scelta però. Hai ragione, però non ho il computer. Signori, potete vedere il Rainbow Bridge mentre stiamo andando verso l'aeroporto di Haneda.
Siamo tutti felici di tornare in Italia, vedo. Tutti molto felici. Tra un po' arriveremo all'aeroporto di Aneda. Ivan è là solo che ci sta salutando. Ciao Ivan. Abbiamo ancora tante ore prima di prendere l'aereo. Sono dentro l'aeroporto di Aneda. Questa è la shower room a 1030 yen ogni 30 minuti per farsi una doccia prima di prendere l'aereo, se come noi si è passata tutta la giornata in giro. In più c'è anche una consumazione compresa, o meglio una bibita compresa, qua di fianco. Sinceramente io lo consiglio, dovete partire un po' prima perché c'è un po' da aspettare, visto che c'è tanta gente che lo fa. In questo momento c'è un'ora di attesa, noi abbiamo fatto mezz'ora. Daniele, siamo nel check-in. Come potete vedere Stefano è già là avanti perché aveva fretta e gli altri sono lì. Questa è la fila di chi deve ancora fare il check-in, mentre quella là lunghissima è la fila di chi ha già fatto il check-in online. E qui viene la mia domanda: perché fare il check-in online a questo punto su un volo intercontinentale? Non lo so, lasciamo il dubbio ai posteri. Girate solo con un bagaglio a mano. 3000 yen da spenderare. Siamo dentro l'area di sicurezza, Ivan ha 3000 yen da sputanare. Bene, 300 yen. E qui hanno tutti pasteggiato e tra un'ora e mezza, due ci aprono il gate per essere imbarcati. Siamo in rotta verso l'Italia. Abbiamo miracolosamente recuperato Stefano, come avete visto. Siamo ormai sdraiati, quello che vedete di fuori, se lo vedete, è il nostro aereo. Sei soddisfatto di questo aereo? Sì, direi di sì. Ok. Sembra il più bello di tutti. Dici che è il più bello di tutti? Quello degli altri, però. Questo è il più bello. Che big guida. Esatto. Quello più grosso. Ok. A dopo. Scena conclusiva dell'aeroporto di Dubai, in attesa del nostro aereo. Fuori quasi 40 gradi, qua dentro ci saranno 20 gradi scarsi, e si sta bene con la felpina. Sto bene in qualche cosa. Bene, cosa ne pensate del Giappone, di questo viaggio? Bello. Era meglio non tornare. Stupendo. Molto bello, però sì, non ci vivrei. Non ci vivresti. Sono un po' pazzi. Vabbè, comunque l'importante è che vi siete divertiti in questi 10 giorni, avete visto cose belle, interessanti e via dicendo. No, siamo, è stato valido. Siamo un po' stanchi, si vede, siamo un po' stanchi, provati dalle quasi 11 ore di volo. Noi siamo appena partiti da Dubai, molto contenti, stiamo guardando dei film, ci sono ancora 5 ore di viaggio, qualcuno di noi sta già dormendo. Ci rivedremo a Bologna. E infine siamo arrivati all'aeroporto di Bologna, stiamo aspettando le valigie, c'è tutta una ressa di gente e come sempre sono efficienti, molto lenti. Comunque a Bologna ci siamo arrivati, vedremo come se usciremo da qua. Siamo arrivati, è finita! Ecco. È finita signori! Ecco. Siamo di nuovo in Italia, Daniele! Ecco! È stata lunga, spero vi sia piaciuta, è stato un po' un tribolo qua all'aeroporto di Bologna, come sempre. Perché non è efficiente come Osaka. Al prossimo viaggio!